Ciao Vergine, benvenuti alla vostra lettura dei tarocchi del mese di dicembre, qui con Mandala Tarot, la stella. Vediamo subito che energie per voi con gli animali totem sciamanici. Vi ricordo che questo mese ci sarà una lettura speciale pre-natalizia come bonus. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate se avete qualche preferenza sulle domande, sui temi da trattare durante la lettura. Vediamo le vostre carte. Cari amici della Vergine, il vostro animale totem di dicembre è la tartaruga marina. 62, 6 più 2, 8, quindi si aprono nuove infinite possibilità e una nuova direzione. E ci dice: Slow and steady wins the race. Vuol dire che chi va piano va sano, va lontano, ma soprattutto che piano, con lentezza, ma con costanza, con tenacia, forza e coraggio, si vince la gara, quindi si arriva al traguardo, al raggiungimento dei nostri sogni, dei nostri desideri, dei nostri obiettivi. Quindi non abbiate fretta e seguite il consiglio dello spirito della tartaruga marina, che poi è molto saggia, come si sa, tra gli animali più antichi. E pensate un po', ha una bussola, un navigatore interno incredibile. Lei va a morire nella stessa spiaggia in cui si è schiuso il suo uovo, in cui è nata. Dopo aver attraversato e nuotato per tanti oceani, sa ritrovare la strada di casa. Bella. E la seconda carta è Nightingale Spirit. Love is all around. Che bella, allora questo è lo spirito dell'usignolo. Quando si dice canta come un usignolo, l'usignolo è tra gli uccelli che hanno il canto più bello. Parla dell'amore per la musica, per alcuni, se c'è qualche artista fra di voi, perché è proprio l'uccello che ha il suono capace di emettere suoni più complessi, strutturati, intonati in sequenza. È un grande oggetto di studio questo miracoloso uccellino. E vuole ispirarvi con il suo spirito e soprattutto ci ricorda che love is all around, che l'amore è tutto intorno. Quindi che c'è sempre una ragione per cantare, per celebrare la vita. Cantare aumenta la nostra vibrazione. Ci fa stare meglio, quindi per alcuni potrebbe anche essere un consiglio. Canta di più, sentiti più a contatto con il tuo corpo, con la tua vibrazione. E il terzo è lo spirito del porcospino, che ci dice: Time for beginner mind, quindi vuol dire è il tempo di usare la mente del principiante, quindi ci vuole esortare a imparare nuove cose, chissà ad ampliare le nostre prospettive, le nostre capacità, a crescere i nostri talenti, chissà a riprendere a studiare. Sì, di intraprendere quindi nuove cose. Di approcciarti a situazioni con innocenza e curiosità, perché la vita è piena di cose sorprendenti, di sempre di cose nuove che ci possono ispirare, di guardare il mondo in un modo fresco, nuovo, con occhi nuovi, può aiutarti a trovare quello che stai cercando. Che magari per alcuni è una relazione, un'opportunità nuova, un lavoro nuovo. E il porcospino ti chiede di essere giocoso e di avere la stessa curiosità di un bambino. Ci sono tantissime cose da scoprire.
Il messaggio di protezione invece, riferito anche alle spine, perché il porcospino punge, lo sappiamo, dice: ti sei per caso sentito ultimamente sulla difensiva? Ti stavi proteggendo per caso da qualcosa che magari prima ti ha ferito e quindi ti stavi chiudendo a queste nuove opportunità e possibilità della vita per paura di essere ferito nuovamente? Ti chiede di liberarti di questa sensazione di sfiducia. La corazza va bene per un po' perché ci protegge effettivamente, ci dà anche il tempo di capire, no, quello che ci è successo nel passato e di analizzare meglio la situazione. Però non va tenuta troppo a lungo perché ci precludiamo tutte le nuove esperienze che la vita ci offre e con la corazza davanti agli occhi che ci sbarra la vista non siamo in grado di poterle vedere. Quindi ritrova questa innocenza e questa curiosità per la vita che ti porterà tante buone novità. Vediamo come complementano la lettura i nostri tarocchi di Marsiglia per il passato, presente e futuro immediato per la Vergine. Wow! Sono già uscite due carte da sole. Ecco, e anche altre due, quindi le prendiamo in considerazione. Anche più di una in realtà, ma allora, la stella. La stella è meravigliosa, poi era sotto la tartaruga. 17. E appunto, infatti 17, 7 più 1, 8, 6 più 2, 8. Una nuova direzione. Una nuova direzione è il tuo rientro a casa, perché la stella rappresenta questa energia. Qui è incarnato come una donna, ma in generale nei tarocchi rappresenta sempre un essere androgeno, quindi sia con il maschile e il femminile integrato. Questa creatura riceve l'ispirazione dalle stelle e la riversa nel mondo. Cosa vuol dire? Che sa fluire con la vita, che ha trovato il suo posto nel mondo e da lì brilla, splende ed è capace di far splendere e brillare anche gli altri. Perché la vita, quando si fluisce, è questo, l'equilibrio perfetto tra il dare e il ricevere. Quindi wow, carissimi amici della Vergine, che ottimo auspicio. E abbiamo la luna, guardate poi come si assomigliano infatti questi astri, stelle, luna, e in questo caso è evolutivo perché facciamo 17 e 18. Quindi sì, sei sulla direzione di finalmente sentirti a casa, di trovare il tuo posto nel mondo, ascoltando però appunto la tua intuizione, il tuo canto, la tua musica interiore, la tua coscienza, il tuo lato lunare intuitivo, il tuo lato un po' più femminile, più acquoso. Ti dice di ascoltare l'intuito per la direzione. Ricordate che la luna è anche ciò che è ancora occulto, che non è del tutto svelato. Quindi è come questo cancro, questa ragostella che deve ancora attraversare delle acque e superare i cani che abbaiono prima di arrivare verso l'orizzonte. Ma ci siamo quasi, evolutivo. Poi abbiamo infatti l'energia del Papa, quindi quello che occorre semplicemente è avere tanta fede, tanta fiducia. Parla anche di unione, eh? Quando l'usignolo mi parla di love is all around, nel senso che l'amore è tutto intorno, può anche parlare di una nuova relazione, matrimonio, compromesso. L'energia creativa dell'imperatrice può anche essere, infatti, una persona più matura con una più giovane, non importa se sono anche invertiti i ruoli, applicalo sempre alla tua situazione. E questa è la chiara esortazione, infatti, alla rinascita, come ci consigliava prima lo spirito del porcospino.
Quindi l'unione era anche tra maschile e femminile, come ti consigliava prima, per la rinascita, una rigenerazione totale e completa. Questa è la carta del giudizio finale, in cui siamo chiamati, come dall'universo, con una tromba, svegliati, è ora di risorgere dalla tomba. Quindi di affrontare questo ciclo con una nuova energia, avendo integrato le esperienze del passato, il nostro maschile e femminile, il nostro lato attivo, passivo. Yin e Yang, cuore e intelletto, insomma tutti i nostri opposti, e rinascere con questa innocenza, purezza, curiosità, entusiasmo di un bambino. Quale mese migliore, carissima Vergine, no? In cui nasce appunto il bambino Gesù, e questo mese è proprio la rinascita. Che bello. Che poi finalmente ci lasciamo anche questo 2020 alle spalle. Vediamo come complementano la lettura per la Vergine, mese di dicembre. Che energia per la Vergine il mese di dicembre? Energia per la Vergine. Per la Vergine, mese di dicembre. Energia per la Vergine, mese di dicembre. Sotto il mazzo l'energia del mondo è un ciclo che si è concluso e se hai portato a compimento una fase importante della tua vita. Questa è anche l'autorealizzazione. Bravo, e sei pronto a passare a una nuova fase. Questa è l'ultima carta, la numero 21 di tutto il mazzo, ed è come il viaggio dell'eroe che si conclude. Un viaggio è finito, è concluso. L'hai portato completamente a termine. E questo uovo cosmico è pronto a schiudersi, infatti, per, vedete, 20-21. Incredibile. Poi, la prima carta uscita è il 9 di coppe. Guardate come sta esultando. E questa è la gioia, la celebrazione, vuol dire che è la realizzazione dei desideri, e dietro la stella, ovviamente, che dire, più chiaro di così, che siete proprio sulla strada di, guardate un po' anche il colore oro, l'oro delle stelle. Momento proprio di celebrare. Hai trovato il tuo tesoro personale, cara Vergine, o sei sulla strada. Per alcuni può essere il lavoro e per altri o la sfera sociale, le amicizie, ma io credo che parli di amore per alcuni, perché guardate che bella questa carta che è il 2 di coppe. Quanta acqua! Potrebbe parlare dell'energia di pesci, cancro, scorpione, ma anche appunto acquario oppure qualsiasi altro segno. Vicino all'energia del Papa, sì, questa decisamente parla di unione. Una stretta magari collaborazione, anche magari verso nuovi progetti, una cara amicizia, una persona che viene in ogni caso in nostro aiuto, una persona che ci apre il cuore. E questa invece è l'energia che ci lasciamo alle spalle, che era il 5 di Pentacoli, il 5 di oro vuol dire che sentirsi soli e abbandonati. E queste sono le nostre esperienze passate, quelle che ci hanno fatto assumere l'attitudine del porcospino, che magari ci siamo isolati per un po' e abbiamo evitato persone, situazioni, ci siamo un po' chiusi.
E quindi infatti ecco perché ci esortava di lasciare del tutto questa situazione, questo è il ciclo che si chiude con il mondo, e invece l'invito nel presente è quello di rinascere, ricordiamocelo, con l'innocenza, la purezza, l'entusiasmo di un bambino che scarta i regali, che questo è il mese più adatto per farlo. Molto bella la tua lettura e non dimenticarti di celebrare, di farti anche un applauso. Caro amico della Vergine, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma tutti i giorni facciamo dei passi da gigante che sembrano piccoli, ma se pensiamo a noi stessi, a come eravamo un anno fa, siamo le stesse persone? No, quante cose, nemmeno le nostre cellule sono le stesse, nemmeno i nostri capelli, tutto cambia costantemente. Quindi facciamoci un applauso per essere arrivati fin qui, perché è stato un anno difficilissimo per tutti. Allora, Vergine, allora, questo mese adesso vediamo l'energia concreta dell'amore e con le risposte degli angeli. Stavolta chiedo a te di concentrarti su una domanda proprio su amore e ti risponde in primis questa pietra. Quindi estraggo tre carte. Questa è la prima, concentrati amore o ciò che ti sta a cuore. Vergine, dicembre. Amore, Vergine o ciò che ci sta a cuore. Seconda domanda, pensa, ti risponde il cristallo. Amore, ciò che ti sta a cuore. Vergine, cosa vuoi sapere? Seconda e la terza ti risponde il cuore di cristallo di quarzo. Amore, Vergine, cosa ci sta a cuore? Cosa vogliamo sapere? Due, ne sono uscite due in questo caso. Vediamo la prima risposta della pietra ed è informati meglio. La situazione di cui vuoi sapere richiede altre informazioni perché tu possa decidere con saggezza. Rivolgiti a chi è esperto in materia e chiedi consiglio. Se qualcuno fra i tuoi amici o familiari ha conoscenze in merito, domanda il suo parere. È possibile che per ottenere i dati che ti servono tu debba fare qualche ricerca approfondita, il che comprende leggere libri, seguire corsi o raccogliere informazioni su internet. Vediamo la seconda risposta. Persone disponibili. Questa carta indica che è ora di allargare la tua cerchia di amici, oppure forse che ti troverai ad aver bisogno di creare una rete di supporto professionale. Prenditi del tempo per espandere le tue conoscenze e creare legami personali o professionali che ti portino felicità e successo. Questa carta segnala anche che la tua situazione richiede il supporto di chi può aiutarti a portare a buon fine il compito che ti si prospetta, come professionisti che operano in settori simili al tuo o altri che lavorano per te o con te, oppure persone della tua sfera affettiva con un'esperienza che potrebbe essere utile condividere. Questa carta ti fa sapere che presto nella tua vita entrerà qualcuno capace di aiutarti a realizzare i tuoi sogni. Yes! Vediamo le risposte del cuore di quarzo. Spero che tu abbia risonato con queste risposte, se no, vediamo quale.
Ah, sei pronto. Sei pronto. Tutte le tue esperienze passate ti hanno condotto a questo momento. Hai studiato e sei cresciuto spiritualmente sotto diversi aspetti. Ora il percorso è concluso, appunto, si chiude il ciclo, il mondo. Sei pronto per passare al livello successivo e accogliere la persona che nel profondo del tuo cuore sai di essere destinato a diventare. Il mondo è in ansiosa attesa del contributo che darai, realizzando lo scopo della tua vita. Wow, la stella! Forse in questa situazione dovrai metterti davanti a tutto. È ora di fare quello che è giusto per te, quindi darti una grande priorità. E l'altro messaggio è fidati. Fidati, come consigliava il porcospino. È il momento della fiducia. A volte la risposta alla domanda è diversa da un semplice sì o no. Ci sono situazioni in cui è meglio per noi restare all'oscuro di quello che accadrà, così che il miracolo possa schiudersi di fronte ai nostri occhi. È vero, a volte quando ci liberiamo dalle nostre aspettative è quando la vita ci sorprende davvero. Come quando un bambino scarta un regalo. Parte della magia della vita risiede nella gioia della sorpresa. Fidati del fatto che gli angeli abbiano qualcosa di meraviglioso in serbo per te, anche se è meglio che per ora continuino a mantenere il segreto. Ti chiedono di avere piena fiducia che sei sulla rinascita. E ora chiudiamo la lettura con i fiori di Bach per la Vergine, nel mese di dicembre. Vergine, dicembre, che fiore, Vergine, il primo fiore è l'olmo inglese. Ora potete fare una pausa, ritornare nella giusta dimensione, ritrovare i confini della vostra responsabilità, la misura dei vostri sforzi, il limite dei vostri impegni. La vacanza di cui avete bisogno potete concedervela solo voi. Appunto, questo era l'applauso per il ciclo portato a termine. Secondo fiore, Heather, Brugo. Questo fiore vi farà apprezzare il silenzio e la quiete. Il silenzio che nasce da una mente quieta, la quiete che nasce dalla certezza dei confini. Potrete vivere tranquilli, sentendovi in una fluida connessione con il mondo. Ampliate il vostro sguardo sulle colline. Anche questa parla di fiducia. Terzo fiore è la rosa canina. Ritrovate la vitalità e il piacere della vita. Il muro di vetro che vi separa dall'esistenza si frantuma. Ritornate a muovervi nel cammino. Quale avventura volete vivere? Fantastico. Sì, tantissimi messaggi per voi, ma soprattutto questo di sei pronto, fidati, è il momento di brillare, unione o trovare persone disponibili per noi. Ti
Cari amici della Vergine, grazie per essere stati con me. Se vi è piaciuta la lettura, regalatemi un like, iscrivetevi al canale, così restate aggiornati sul prossimo video prenatalizio. Potete anche visitare il mio shop nella box, nella descrizione del video, trovate il link. E io vi ringrazio per essere stati con me anche questo mese. Vi mando un bacione. A presto!